Buonasera a tutti. Sono come al solito Rania Casale, addetto stampa della Federazione Scacchistica Italiana. Questa volta torniamo a parlare di scacchi giocati dopo aver fatto un po' un'incursione alla letteratura 2 settimane fa. Ne parliamo con un ragazzo che è un atleta italiano che è in grande crescita e che si è distinto molto pochi giorni fa da Lassio per aver vinto i campionati italiani sia blitz, cioè a 3 minuti più 2 secondi, sia rapida, 25 minuti più 10 secondi, e stiamo parlando di Valerio Carnicelli. Ciao Valerio. Ciao. Ciao Valerio, che oltre a essere appunto un bravissimo giocatore blitz, è anche un bravissimo giocatore a tempo lungo, perché ha conquistato la qualificazione ai campionati italiani che inizieranno a Brescia a fine novembre. E non solo, ma è anche fatto una grande prestazione allo European Chess Club con obiettivo risarcimento, è vero? Pare si sia rimasto imbattuto in sette partite, corretto? Sì, è vero, sono stato particolarmente in forma, devo dire un periodo particolarmente brillante, fortunatamente. E la European Chess Club Cup e la Champions League degli scacchi e obiettivo risarcimento fatto anche grazie a Valerio Carnicelli, una sovrapprestazione, insomma, partendo 35esimo arrivato intorno al 20esimo posto. Prima scacchiera era Daniele Boccaturo, tu eri la terza, giusto? Perché poi c'è da dirne come seconda. E Valerio è anche studente di storia e quindi questo dimostra che non tutti i scacchisti devono essere per forza matematici, insomma. Senti, partiamo da Lassio. Intanto ti aspettavi una prestazione simile, vincendo, partendo da nono, quindi non tra favoritissimi, vincendo addirittura 2 tornei su 3, blitz e rapid? Beh, sicuramente non mi aspettavo di andare così tanto bene. Vincere 2 tornei è stato davvero sorprendente, specialmente i primi 2 di fila, è stato veramente sorprendente. Ok, comunque sì, ero davvero contento. Va detto però che mi sentivo veramente molto in forma prima del torneo, insomma, avevo capito nei mesi precedenti che potevo giocarmela alla pari, anche con forti grandi maestri, e quindi, insomma, avevo un buon livello di autostima, che specialmente a gioco veloce credo sia importante per performare bene. Poi, ok, in questo torneo c'erano alcuni dei più forti giocatori italiani, quindi era... Assolutamente, c'era Godin, c'era Luca Moroni, sì, c'era Basso. La finale, sì. Sì, c'era Sonis, c'era Godin. C'era Sonis, che ha vinto, che a cui ha lasciato l'altro torneo, l'ultimo torneo in semilampo, sì. Però Sonis, ricordiamolo, si è anche arrivato secondo nel blitz e terzo nel rapid. Sì, è stato il più costante, tutto sommato. Anche lui è stato un grandissimo protagonista. Senti, ho voluto, in realtà era da tempo che volevo fare una seduta con un esperto di rapid e semilampo, perché intanto sono formule di gioco sempre più frequenti, non solo a livello di circolo, ma anche a livello magistrale di top GM, perché anzi, sono ormai si gioca molto più, credo, lampo e semilampo che non tempo lungo, e poi perché hanno una loro specificità. Allora, proprio entrando in argomento di brutto, che cosa fa di un buon giocatore di scacchi un buon giocatore di semilampo, di lampo, di semilampo e di blitz? Perché poi sono anche 3 tempi molto diversi, secondo noi. Sì, è vero. Sì, tutto sommato credo che l'approccio sia abbastanza diverso rispetto al gioco classic, nel senso che se nel gioco classic puoi permetterti di spendere un po' di tempo in apertura per essere molto preciso, a gioco veloce devi essere molto più concreto, molto più pratico, e quindi devi essere consapevole che molto spesso non sarai in grado di trovare la mossa più forte, o neanche la seconda o la terza più forte, però è importante appunto essere pratici, e quindi fare qualcosa che metta in difficoltà l'avversario senza perdere troppo tempo, perché è importante avere il tempo nel momento critico, naturalmente. Questo vale anche per il gioco classic, però credo che questa cosa sia ancora più evidente quando la cadenza si fa più bassa. Entrando nel dettaglio, tu preferisci nel gioco a tempo rapido, facciamo anche la differenza tra blitz e rapido, usare un'apertura che conosce alla perfezione oppure portare l'avversario in acqua sconosciuta? No, credo sia consigliabile essere a proprio agio, quindi
giocare qualcosa che si conosce molto bene, anche se oggettivamente magari non perfetto, come valutazione, insomma, dell'apertura, intendo, però qualcosa che si conosce bene, che si gioca appunto velocemente, dove si può ottenere quel tipo di vantaggio di tempo, ma anche di comprensione della posizione rispetto all'avversario, ecco. Perché qui si gioca tutto sul tempo. Per esempio, nel blitz, appunto, abbiamo detto 3 minuti e 2 secondi di recupero a mossa. Quando è che puoi pensare, cioè quali sono le mosse in cui ti puoi prendere? Poi non credo più di 30-40 secondi per pensare. Sì, questa è una domanda da 1 milione di euro. Anche nel gioco classic, sapere quando è il momento di pensare è proprio ciò che fa la differenza tra un giocatore molto forte e un giocatore medio, insomma. Quindi sì, avere la sensibilità di capire quando è il momento critico è sempre difficile. È difficile da spiegare, è difficile, non riesco neanche io da giocatore a capirlo, a spiegarlo, cioè a capirlo e a spiegarlo, insomma. Beh, sì, dipende molto dalla comprensione che si ha, insomma, della posizione del gioco. È difficile dare una direttiva generale, perché è una cosa che si sviluppa con l'allenamento, con tanti anni di esperienza. Bene, allora proviamo un'altra strada. Tu hai vinto appunto il blitz e anche il rapid. I rapid però sono partite in miniatura sostanzialmente, 25 minuti e 10 secondi. Che differenza c'è tra i due tempi, oltre a quello banale, per cui in uno hai molto più tempo che nell'altro, insomma. Qual è Sì, l'approccio? devo dire che il 25 più 10 forse è più simile al tempo classic che non al blitz altro più 2. E quindi sì, il fatto che si sia giocato in 2 giorni consecutivi magari poteva creare delle difficoltà, e devo dire che credo le abbia create ad alcuni dei miei avversari, perché non so, anche gente molto forte come Luca Moroni e Pierluigi Basso contro di me nel Rapid hanno fatto degli errori veramente banali per il loro livello. E questo credo sia dovuto anche in parte al fatto che non si sono adattati al cambio di cadenza. E quindi erano ancora nella mentalità blitz, e quindi hanno giocato troppo velocemente in apertura e hanno fatto un errore molto grossolano entrambi, insomma. Sì, e quindi l'errore del Rapid è giocarlo come se fosse troppo veloce, insomma, perché Sì, poi viene un po' esattamente. istintivo, ovviamente, no? Cioè, però invece, allora il consiglio che si potrebbe dare è un tempo 25 più 10, che è stato anche criticato, ho sentito da Lazio qualcuno, però ripeto che è il tempo degli spareggi del campionato del mondo, quindi non è Sì, un è tempo vero. inventato così. Per niente, 25 più 10, allora forse è meglio prenderlo come una partita vera, cioè una partita vera più veloce, ma che ha tutte le caratteristiche della partita a tempo classico, è corretto? Direi sì, direi che è più vicino a una partita a tempo classico che a una partita a blitz, questo sicuramente. Però, di nuovo, bisogna trovare un proprio equilibrio, è difficile stabilire a priori come gestire il tempo, perché c'è chi si trova meglio in un modo, c'è chi si trova meglio in un altro. Senti, affrontiamo un tema, forse a te che sei giovane, 23 anni, interessa meno, ma questi tornei sono proprio stancanti, cioè durano tanto tempo. Quello Blitz forse meno, ma il Rapid è durato ad Alassio tipo 2 ore. C'è un modo per tenersi in forma, concentrati? C'è qualche sistema, qualche trucco per affrontare questa che alla fine è una vera e propria ordalia, insomma, in qualche misura? Beh, io direi banalmente di rifocillarsi durante il gioco, insomma, sì, riposarsi il più possibile durante i turni. Lì c'era abbastanza tempo, devo dire, durante i turni, quindi c'era anche modo di comunque rilassarsi un po', di stare lontano dalla scacchiera per un po'. Sì, devo dire che in questo sono stato anche abbastanza fortunato, perché le mie partite rapid, 3 delle 7 partite rapide sono durate abbastanza poco, quindi non ho avuto partite massacranti, neanche contro i giocatori più forti in alcuni casi. Ricordiamo che lui, Valerio ha fatto 6 punti e mezzo, no, 7 su 7 è fatta rapid, che è una cosa pazzesca, insomma, fare il punteggio pieno. E senti, un'altra domanda banale, ma quanto conta anche la sveltezza di mano a un certo punto, quando ognuno ha pochissimi secondi sulla scacchiera? Cioè, devi, in un certo senso proprio devi essere
Devi avere quasi la mano di di un borsaiolo, mi verrebbe da dire. La mano veloce di un. Cioè, quanto conta questo? Ci sono giocatori che non riescono a giocare blitz perché sono lenti semplicemente nel fare le mosse. Sì, può darsi. Credo che questo qui dipenda comunque sempre dall'allenamento. Adesso che il gioco è diventato anche molto sviluppato sulle piattaforme online, credo che ci si possa allenare anche in questo col mouse, no? Cioè, almeno la prontezza di riflessi l'alleni anche lì, anche se ovviamente nel gioco sulla scacchiera cambia un po' perché devi schiacciare l'orologio, insomma, quindi le dinamiche non sono proprio uguali, ma la prontezza dei riflessi credo sì, possa sviluppare tranquillamente con l'allenamento anche a caso. Sono online. Ecco, quanto è diverso invece giocare online e giocare alla scacchiera? Tu hai accennato l'orologio, però c'è anche quasi una differenza dal punto di vista, no? Perché la scacchiera online la guardi dall'alto, invece la scacchiera a tavolino la guardi in parallelo, insomma. Questo conta, dal mio punto di Sì, vista, devo dire che io per riesco a concentrarmi molto di più a tavolino che non online. Forse perché ho l'avversario davanti e quindi non so, mi fa sentire più all'interno della partita. Però sì, come sappiamo ci sono tantissimi esperti, protagonisti del gioco online anche ad altissimi livelli che sono forti anche dal vivo. Quindi di nuovo, bisogna trovare un proprio ritmo, una propria sfera, insomma, in cui ci si trova bene. È difficile dare dei comfort consigli. zone. Sì, esatto. È difficile dare delle direttive generali, ognuno si trova bene con i suoi metodi. Tutto dipende dall'allenamento, comunque, credo. Cioè, credo che tutti possano diventare bravi, no? O da Nel più gioco parti. veloce, insomma, non credo proprio tutti. Comunque, tu Sì, sono consiglieresti più bravi di come si è all'inizio, diciamo. di giocare online, magari un tempo più rapido per diventare bravi a tavolino, magari un tempo lievemente più lento, tipo giocare online a 3 minuti per poi imparare a giocare a tavolino a 12 minuti. Secondo te è un buon Può essere un allenamento? allenamento, però di nuovo bisogna trovare un proprio equilibrio. Sono rimasto abbastanza stupito parlando con Daniele Vogatura alla European Cup, perché lui mi ha raccontato una cosa abbastanza curiosa. Cioè, mi ha detto che quando i ragazzi indiani diventano grandi maestri, in alcuni casi vengono invitati addirittura a casa di Anand, che fa una sorta di padre spirituale Sì, infatti. per tutti questi giovani indiani. E ad uno di loro, mi ricordo che Anand disse, quando questo ragazzo gli chiese un consiglio, Anand rispose: gioca online, gioca tanto online. Che sembra un consiglio un po' paradossale da dare ad un ragazzo in crescita che è appena diventato grande maestro, però il punto, e l'ho capito anche proprio durante questi campionati, è che quando giochi con gente forte e magari batti gente forte, ottieni tanta fiducia. E con la fiducia poi sei in grado di fare cose che magari non, con i tuoi mezzi non saresti in grado di fare. Però appunto la fiducia fa tantissimo, insomma, in generale nello sport, non soltanto a scacchi. Beh, certo. E poi vorrei aggiungere quello che ha detto Carlsen in diverse occasioni, che dice che gli scacchi classici cominciano un po' ad annoiarlo, forse perché vince sempre, anche se poi non è vero che vince sempre, e lui pensa di dedicarsi sempre più agli scacchi a tempo breve, online. E comunque io colgo in una tendenza a ridurre i tempi negli scacchi, anche in quelli classici. Per esempio, adesso sto diffondendo anche tornei a livello anche FIDE di 45 minuti. Tu come la vedi? Anche tu sei più annoiato agli scacchi classici, più esaltato da quelli a tempo breve, oppure no? Insomma, c'è ancora tanto da scoprire negli scacchi No, io non ho classici. vinto tanto quanto Carlsen, Beh, quindi certo, questo mi va da sé. divertono anche quelli classic, però tendenzialmente sono d'accordo con l'idea di premiare il fatto che si sappia risolvere i problemi scacchisti, cioè i problemi della scacchiera con un tempo minore. Cioè, gli scacchi sono un gioco di problem solving, tutto sommato, quindi il fatto che qualcuno riesca a farlo più velocemente, con risultati buoni, deve essere premiato, secondo me. E quindi capisco la tendenza di andare verso un tempo più veloce, anche considerando il fatto che, diciamo, rispetto a 30-40 anni fa, i motori ci danno modo di essere molto più precisi in apertura e quindi sia
E quindi la partita tutto sommato si accorcia, tra virgolette, nel senso che magari le prime 20 mosse sono. Le giochiamo più velocemente perché appunto sappiamo già la Certo. valutazione, e quindi anche da questo punto di vista, secondo me, può avere senso andare verso una cadenza più veloce. Cadenza più veloce. Sento una cosa, abbiamo accennato al gioco online. La federazione quest'anno, come l'anno scorso, ha organizzato i campionati online, sono andate abbastanza bene, però è inutile negare che non abbiamo visto la presenza dei giocatori di vertice a questi campionati online. Che onestamente un po' mi stupisce, visto che invece vanno di gran moda fra i top GM e tornei online, anzi se uno ogni settimana, quasi con cadenze che francamente per essere appassionati fa fatica a seguire. Come mai secondo te, per una questione di abitudine, bisogna ancora maturare questa sensibilità? C'è qualche motivo per cui in Italia non hanno ancora sfondato i campionati Devo online? dire che ho seguito troppo poco la vicenda per fare dei commenti intelligenti, originali. Fallo Però, insomma. comunque, non è un problema. Cioè, vedremo. Cioè, è sempre un'opinione competente la tua. Sì, mi ricordo di aver giocato il campionato online nel 2020 L'hai vinto durante. anche, era sperimentale, però non era ufficiale. No, 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 intendo la finale giocata online nel 2020, Ah sì, ah, quella è diversa. l'anno che aveva sostituito la finale Sì. dal vivo, diciamo. Sì, mi ricordo che la piattaforma aveva dato forse alcune problematiche, adesso non mi ricordo esattamente, però mi ricordo che qualcuno non fu d'accordo con la scelta della piattaforma con queste cose qui. Però insomma, mi sembra una cosa più relative alla burocrazia che non tanto al gioco Gioco. giocato. Quindi sì, immagino che tendenzialmente si arriverà anche in Italia ad avere delle competizioni online di alto livello, come sta succedendo in tutto il mondo, perché insomma è la tendenza generale, quindi mi aspetto che con dei cambiamenti si arrivi presto a quel punto. Me lo Va auguro, sì, bene. anche perché farebbe bene, insomma, è Sarebbe un divertente. divento. È anche facile anche più facile per gli spettatori magari seguire dal vivo se c'è anche un buon commentatore. Quindi sicuramente per rendere gli scacchi popolari sembra una buona soluzione. Va bene, prima di vedere la tua partita, però dacci una piccola soddisfazione. Ma sarà capitato anche a te in una partita di tempo rapido di mettere la donna in presa o di dire di scaccomatto, invece non lo era, e perdere la partita che avevi sacrificato tutto per quello. Eh sì, devo dire anche ad Alassio mi è successo magari un paio di volte di essermi perso una cosa molto semplice, insomma, uno scacco in diagonale da lontano oppure un matto in due che non avevo minimamente visto, però sì, credo che capiti a tutti. Capita a tutti, insomma, almeno questa è una piccola soddisfazione, perché a noi giocatori di livello medio-basso, diciamo pure basso, capita con allarmante frequenza. Va bene, comunque Valerio è anche un giocatore forte a tempo classico, come abbiamo già detto prima, e adesso ci farà vedere una sua partita vincente. Mettiamo in campo la scacchiera intanto. Adesso. Ecco qua, quasi abbiamo lo schermo in cui ci siamo noi due la scacchiera, ma poi presto lasceremo la scacchiera. Intanto raccontaci che partita è e in che contesto è stata giocata. Ho scelto questa partita della semifinale, del quinto turno della semifinale, perché credo sia, forse non sono esagerato se dico la più bella della mia carriera. Ah, bene. Quindi sì, mi sembrava una buona scelta. Abbiamo in onda solo la scacchiera e 10 minuti. Chi era il tuo avversario? Il mio avversario era Joshua Cappelletto, Ah, sì. che tra l'altro in questo torneo era anche mio compagno di stanza, quindi è stato un po' spiacevole prepararsi la mattina, però tutto sommato è un torneo, sappiamo bene che può Certo. funzionare anche così. Quindi insomma, una Joshua partita. parteciperà anche lui ai campionati italiani all'Under 20, però. Partita come una classica Nidorf. Ho giocato questa variante con Torre G1 che è un po' più di nicchia rispetto alle altre, diciamo, sì. È conosciuta, ma non tanto quanto le altre. Lui ha giocato una linea molto
molto standard. Gioca H5 per impedirmi G4, io gioco H3 per riporre la minaccia. E la serie H3 e H4, H4 serve a impedire G4, sì, perché così non mi costringe a rimangiare col pedone. Dono D2, cavallo D7, rocco B5. Quindi adesso il piano del bianco fondamentalmente si sposta su F4. Sì. 3B1, queste sono delle mosse sempre buone in questo tipo di posizioni. Torre C8, F4, torre C7. E ho giocato cavallo D5. La cosa abbastanza ironica, se vogliamo, è che la mattina prima del turno mi ero preparato su questa posizione perché Francesco Sonis l'aveva giocata al Mondiale Under 20 dell'anno scorso. L'aveva giocata col nero. E quindi ero molto pronto su queste cose. Ho fatto cavallo D5. E Francesco Sonis aveva fatto donna C6 qui. Mentre Joshua ha fatto donna B8, che non è un granché. Qui probabilmente mangiare il cavallo ed entrare in una posizione molto sbilanciata sarebbe stata la scelta migliore. Donna B8, alfiere D3 e donna 8. Ora tutto questo piano sembra sospetto, perché il nero sta perdendo tanto tempo, non si sta sviluppando e sta cercando di mangiarmi un pedone, però il rischio è che, appunto, rimanendo indietro di sviluppo con il re al centro, questo possa essere più che altro un vantaggio per me, che non tanto per lui. Quindi se ho donna 8 ho fatto semplicemente torre 1, e posiziono meglio il pezzo che era messo peggio, tutto sommato, la torre in G1 adesso era completamente inutile. Certo. E adesso l'unica cosa che può fare per essere conseguenziale con quello che ha fatto è mangiare il cavallo. Perché altre cose non sarebbero così positive rispetto alle mosse che ha fatto prima. Per esempio, alfiere D7 semplicemente mangio alfiere col cavallo e adesso il pedone D6 è molto vulnerabile. Se non può fare alfiere D7 non può nemmeno arroccare, quindi tutto sommato alfiere per sembra logica in questo scenario. E per D5 e donna per D5. Ora nero ho un pedone in più, però notiamo che i pezzi del bianco sono tutti quanti in ottime posizioni e le colonne D ed E sono potenzialmente molto pericolose per il nero. Soprattutto perché il re è rimasto al centro, direi, no? Esatto. Io ho fatto donna 5, l'idea è che scopro ovviamente la torre sulla nera. E poi sto attaccando anche il pedone A6. Quindi lui fa donna C6, si sposta dalla colonna e difende allo stesso tempo. E adesso semplicemente ho cominciato ad aprire il gioco, come è logico fare in queste situazioni. Presa presa e alfiere G5. Quindi apro le colonne per le torri. Alfiere E7 e alfiere F5. Ora, il punto dell'alfiere F5 è che se arrocca semplicemente perde materiale perché Sì, adesso posso mangiare e perde l'alfiere. certo. Quindi di nuovo, deve perdere dei tempi prima di finire lo sviluppo. Lui ha fatto torre D8, che sembra sensata, perché sta vedendo con un altro pezzo di cavallo. E qui c'è una mossa molto sorprendente che il motore consiglia come migliore. Ed è una mossa che sembra molto strana, molto paradossale. Fa semplicemente A3, sostenendo che il bianco sta facendo una mossa utile, mentre il nero non ha veramente modo di migliorare così tanto la posizione. Perché semplicemente se arrocca, questo pedone rimane molto rapido. Alla fine lo mangerò e Sì, certo. avrò comunque un grande vantaggio. Sembra una mossa molto strana da fare, perché in questa posizione uno col bianco penserebbe di dover essere veloce per sfruttare Sì, ogni sì, istante. sì. E infatti qui ho mangiato in F6, che però è una mossa sbagliata. È una mossa sbagliata perché lui qui avrebbe potuto rimangiare con la donna e anche se perde l'arrocco, C'è più niente. stiamo cambiando tanti pezzi, per cui le mie potenzialità d'attacco si fanno sempre più deboli, più basse, sì. Certo.
Mentre lui invece, se, ok, se faccio invece la fiera G4, semplicemente poteva tornare con la donna qui e di nuovo la posizione sembra equilibrata. Mentre lui ha fatto alfiere per F6, che è inferiore, ed è inferiore perché adesso mi dà la possibilità di portare in gioco questo cavallo che per il momento non era stato in grado di partecipare all'attacco. Adesso posso sfruttare il Certo, fatto che il pedone sia inchiodato, quindi posso fare cavallo D4. Lui ha fatto donna B7, continua a difendere a 6. E da questo momento credo di aver fatto le mosse più precise da qui alla fine della partita. Qui ho giocato donna C3, perché adesso la donna in A5 era rimasta abbastanza passiva. E di nuovo, con donna C3 sto ostacolando il suo sviluppo, perché adesso se arrocca posso giocare cavallo C6, attacco la torre, e Certo, quando sposterà la torre il cavallo rimarrà indifeso. certo. Lui ha provato a difendersi in maniera molto tenace, ha fatto cavallo B8, che è un ottimo tentativo di difesa perché mi impedisce cavallo C6. E qui ho giocato la mossa forse più bella della partita, ho giocato cavallo E6. Perché ho giocato cavallo E6? Perché adesso se non faccio nulla il nero arrocca e non ha più alcun problema, rimane con un Si pedone in più. salva. Esatto, rischia anche di stare meglio perché ha un pedone in più e non ha più nessun pedone in gioco. Quindi cavallo E6 qui sembra forte perché il punto è che okay, lui prima ha mangiato e adesso non ha mangiato il cavallo. Però se avesse mangiato il cavallo la linea sarebbe stata davvero molto bella. L'idea era questa, di dare scacco. E se fare E7, dama C5 è matto immediato. Beh, sì. Deve fare re F8 e provare a scappare. Fare dama C5 era il punto. Adesso se copre la diagonale, c'è matto in fondo, perché adesso la fiera può mangiare entrambi i pezzi. Quindi l'idea era re G8 e donna D6. Io avevo calcolato fino a qui, nel momento in cui ho giocato cavallo E6. Fortunatamente mi era sfuggita inizialmente la sua difesa migliore, che era donna C8. Perché probabilmente qui da lontano non so se sarei riuscito a trovare la mossa vincente, che era D5. Questa mi sembra davvero una mossa da cinema, quasi. Adesso se nero mangia la torre, c'è matto in due. E se non mangio, sto semplicemente arrivando per C5 e per C7. In questo caso Sì. porto in attacco il mio ultimo pezzo e con questa torre che non partecipa alla difesa, il nero è spacciato. Davvero non è facile però calcolare questa Sì, calcolare torre da lontano D5 sicuramente. sinceramente. Da lontano sarebbe stato davvero, davvero complicato. Voglio sperare che sarei stato in grado di trovarla al momento in questa posizione. Invece Però questo non com'è si è andata? verificato. Si è verificato, lui ha fatto G6, mi attacca anche l'alfiere, e anche qui ho trovato l'unica mossa vincente, che è donna C5. Ora il punto è che sto togliendo la casa F8 e la casa E7 al re, e quindi posso utilizzare Certo. il cavallo, fondamentalmente. Quindi se lui mangia, cavallo C7 è mortale, perché deve dare la donna, forzatamente. Certo. E sull'alfiere E7 sono riuscito a concludere in maniera molto spettacolare. Ho fatto torre di 8 scacco. E il punto è che se lui mangia la torre, arriva questa qui, che è scacco matto. Fantastico. E quindi è finita. La partita si è conclusa qui. E questa posizione mi sembra particolarmente estetica perché tutti i miei pezzi sono in presa. Vero. È Però vero. appunto, non ha modo di mangiarli. Una partita di attacco violento, insomma, Sì, esatto. Sono stato particolarmente contento di questa conclusione, devo che dire. dimostra che bisogna arroccare il più possibile in certe il Esatto, prima benissimo. possibile in certe situazioni. Va bene, Valerio, ti Esatto. ringrazio anche per il rispetto perfetto dei nostri tempi. Intanto torniamo a vedere noi due. Per il rispetto perfetto dei nostri tempi, come dire, ti auguro il meglio per il campionato italiano che si va a
a iniziare. Che ambizione hai? Dai, velocissimamente, per campionato italiano. Beh, la missione minima è diventare maestro internazionale, quindi credo che il 50% dei punti per fare l'ultima norma dovrebbe bastare. Bene, e questa è ambizione minima, massima, magari diventare campione italiano, però sarebbe veramente molto dura, insomma, con Moroni, Girni, sì, sì, Brunello, Basso, Sonis, Lodici, insomma. Sì, sarebbe sarà un torneo straordinario. Va bene, grazie, grazie mille a Valerio, e noi appuntamento fra 2 settimane, come al solito.